Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, posto che una vittima è un uomo che ha sofferto quello che ha sofferto, Gino Cecchettini ha il diritto di dire quello che gli pare e nelle sì, modalità in cui ci mancherebbe, desidera. No? Non ci riferivi ovviamente altro. A lui, no? Non è un esercizio suo il punto, no? No, il punto è che però quando c'è un discorso politico che viene affidato a una vittima è difficile anche da, come dire, digerire, no? Da esaminare con lucidità, visto che lo ha fatto una vittima, allora deve avere per forza ragione ed è incontestabile. E in realtà alcune delle cose che sono in quel discorso, che è un discorso politico e come tale discutibile, perché altrimenti non è politico ma è un dogma semplicemente, e ci sono delle cose appunto assolutamente discutibili. No? E ci sono delle uscite che fanno comodo a un discorso che abbiamo fatto fino adesso, che non aiuta affatto ad eliminare la violenza di genere, ma per niente proprio. Continuare a parlare di patriarcato, che cosa no, che viene citata nel discorso, è assurdo, ma non è che lo dico io, da Massimo Cacciari su questa rete a fior di esperti come Massimo Ammaniti, femministe come Marina Terragni, cioè questa storia del patriarcato che è anche scocciato un pochino e va avanti da giorni, è una enorme arma di distrazione di massa. Grazie al cielo in Italia abbiamo dei numeri più bassi che altrove di femminicidi, anche come si dice sempre, anche uno solo è troppo. Sì, certo, purtroppo il male non si elimina dal mondo, dobbiamo lavorare per farli diminuire, dobbiamo senz'altro impegnarci di più per la violenza di genere. E dopodiché, titolo della Stampa di oggi, le donne hanno un bel po' di difficoltà quando rimangono incinte e faticano sul lavoro, le donne hanno difficoltà quando sono giovani. Ma infatti, Francesco, io credo, passo la palla a Marianna Aprile, che quando viene usato il termine patriarcato ci si riferisca anche alle difficoltà, alla parità di accesso al mondo del lavoro. Non sono solo le botte che uno riceve a casa, il patriarcato o la difficoltà o il femminicidio, che è la sua manifestazione più estrema. Credo, L'ho compreso benissimo, il punto che le parole hanno un significato, no? Allora, il patriarcato è il potere del padre, è l'ordine del padre, è un sistema simbolico in psicologia, è stato storicamente, si è concretizzato storicamente. Allora, la sua concretizzazione storica e giuridica, cioè il padre che possiede la famiglia, il pater familias, questa roba qui non esiste più da centinaia di anni. L'ordine simbolico del padre è crollato perlomeno negli anni 60, non è stato sostituito da nient'altro. Quindi continuare a parlare di Marianna Aprile, serve una dice sola Borgonovo, cosa, dire che ci è un sono termine desueto, c'è altro, però quest'altro non si chiama patriarcato. Marianna. Il termine sarà desueto.